Festival dell'Olio. Taglio del nastro domenica 3 novembre per Cartoceto DOP il Festival, la mostra mercato dell'olio e dell'oliva che da 43 anni celebra l'oro verde delle Marche. La giornata inaugurale, accompagnata dalle note del corpo bandistico di Cartoceto, ha visto, nonostante la pioggia, molti visitatori provenienti dai paesi vicini dislocarsi per tutto il centro storico e nei vari angoli espositivi dei produttori locali. Sì, ci ha abituato ormai il maltempo ad anni alterni a caratterizzare il taglio inaugurale del nastro della storica mostra mercato dell'olio e dell'oliva. Nella seconda domenica sarà ospite invece l'altrettanto nota Cristina Donà, sempre alle 18:30 all'interno dello storico Teatro del Trionfo. L'evento, organizzato dal Comune e dalla Proloco di Cartoceto, quest'anno per la prima volta ha visto il gemellaggio con la bellissima città di Venezia. A rafforzare ancora di più questo rapporto ormai storico, la presenza di una gondola di 11 metri in piazza Garibaldi. L'olio di Cartoceto, pensate, non soltanto gustava all'epoca i palati, ma anche illuminava la Basilica di San Marco, che era la cappella del Doge, Palazzo Ducale, che è la casa del Doge, e tutte le stanze del Doge. Quindi un'eccellenza di prodotto per l'eccellenza della Repubblica Serenissima. Gli appassionati di buona cucina dunque hanno potuto degustare olio, vini e formaggi direttamente dai produttori del territorio, ma anche visitare cantine e frantoi e fermarsi nei 13 punti ristoro posizionati nei vari locali del paese. L'olio altrettanto per la qualità, devo dire, una qualità sicuramente buona, e a livello produttivo molto scarsa, quindi purtroppo le ultime annate ci hanno penalizzato proprio per la quantità. Non è mancata la grande musica al Teatro del Trionfo con la voce di Karima, accompagnata al pianoforte dal maestro Piero Frassi, che hanno incantato tutti i presenti con le loro note. L'edizione 2019 di Cartoceto DOP il Festival proseguirà anche il 10 novembre e si concluderà poi con il Gran Galà del Gusto in programma sabato 16 novembre in compagnia del buon cibo e dell'intrattenimento insieme a Nino Frassica con il suo concerto cabaret.